20 aprile 49, a San Siro per l'ultima partita su un campo italiano. Squadra blocco, squadra armonia, squadra volontà, soprattutto volontà. Dato che la trasferta a Lisbona era di diversi giorni, gli avevo prestato una mia valigia marrone di cuoio e l'ho trovata intatta, addirittura la boccetta del dopo barba di vetro era intatta e nella valigia ho trovato un suo regalo postumo per me, che è questa bambolina, una bambolina portoghese. Da allora non me ne separo mai, non farei mai uno spettacolo senza avere con me questa bambolina. È il suo spirito che mi segue. La figura di Herberstein venne oscurata dall'antisemitismo prima e dalla tragedia di Superga poi, ma neppure nei cinegiornali dell'epoca abbiamo mai trovato la sua immagine. Quest'uomo che fece grande il Torino e che a ragione può essere considerato un inventore del calcio moderno merita un risarcimento umano e sportivo. Dunque, il Torino è grande, il Torino vince tutto, il Torino è l'anima della nazionale. Chi potrà mai fermarlo? Ma a questo punto la mano del destino comincia a scrivere un copione di uno spettacolo destinato a farsi tragedia. La scena è quella dello sport europeo, dove ormai l'Italia è rientrata come protagonista. Dietro le quinte c'è un giocatore portoghese e una squadra ben nota agli sportivi italiani, il Benfica. Il calciatore si chiama Ferreira, la squadra appunto il Benfica. Ferreira è amico di Valentino Mazzola, la grande figura carismatica del Torino, il capitano dalla testa ricciuta. Se non si fossero mai conosciuti, se non avessero stretta amicizia, sì, ma la storia è anche quella piccola, con la S minuscola, non quella con la S maiuscola, non si può fare con i se, perché sembra che il copione sia scritto e ormai non preveda più varianti. Perciò andiamo ora a vedere le ultime sequenze di questa storia, recitate in quel maggio del 1949. Il campionato volge alla fine e il Torino in testa alla classifica. Sarà ancora una volta campione d'Italia se solo uscirà imbattuto dalla partita di Milano contro l'Inter. Di quella partita le immagini più complete e chiare sono quelle disegnate da Silva per il Calcio Illustrato, una sorta di ripresa televisiva dell'epoca. Seguiamo anche noi i momenti salienti. Tiro di Amadei e primo brivido, Bacigalupo alza in angolo. Spiovente di Achilli, testa di Lorenzi e Bacigalupo blocca. Niers segna, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Schubert, Loic, rovesciata di Gabbeto, respinta di testa di Giovannini. Amadei, Lorenzi, Armano, fucilata di Amadei, assolo di Lorenzi e disperata uscita di Bacigalupo. Amadei punta decisa a rete, uscita e tuffo di Bacigalupo. Bacigalupo mi fece una parata magnifica con un tiro che proprio al set della porta, proprio così, proprio all'angoletto in alto. E poi fece quell'uscita sui piedi che io lo saltai e... Tanto che il Copernico che mi vide il giorno di funerale mi disse: Amadei, se l'avevi colpito forse era rimasto qua. Palla manovrata da Castigliano, sinistro, fuori, angolo di Schubert, Loic di testa, Franzosi blocca. Occasione d'oro per il Toro, ma Ossola si ferma credendosi in fuorigioco. Diciamo che forse fu una delle poche partite che il Torino giocò più che altro sulla difensiva, essendo ovviamente utile il pareggio. Lo strappò, fu 0-0, fu scudetto. Ora il Torino ha matematicamente conquistato il quinto scudetto e può partire per Lisbona. È stato Ferreira, che vediamo stringere la mano a Mazzola, a chiedergli un incontro di prestigio per dare l'addio al calcio e ricevere l'incasso. Il Torino faceva spesso di queste partite, ma le faceva anche per contentare di più i giocatori che forse non avevano, diciamo così, un premio
soddisfacente come lo potevano avere quelli dell'Inter, come lo potevano avere quella, insomma c'era una differenza di 40-50 mila lire di differenza tra i premi che prendevamo noi dell'Inter a quelli che prendevano loro nel Torino, e spesso andavano fuori per poter, diciamo così, raggranellare soldi per poterli dare ai propri giocatori. Mio marito non voleva andare perché non gradiva l'aereo, però se l'ho saputo convincere. La mattina di quel giorno mia madre, insomma, ebbe un presentimento, eccetera, cercò disperatamente di mettersi in contatto con mio padre e invece non ci riuscì. A Milano salgono sull'aereo un trimotore Fiat 202 i titolari, più Dino Ballarin, fratello di Aldo, Bongiorni, Fadini, Grava, Martelli, Operto, Schubert, i dirigenti Agnisette e Civalleri, il direttore tecnico Herb Stein, l'allenatore Livesley, il massaggiatore Cortina, i giornalisti Renato Tosatti, Renato Casalbore e Luigi Cavallero, il comandante Meroni e tre membri dell'equipaggio, più il noleggiatore dell'aereo Bonaiuti. Novo, ammalato, resta a casa. Anche Carosio rinuncia per non mancare alla cresima del figlio. A Lisbona, su un incredibile campo, il Torino incassa 4 reti e ne segna una. Siamo arrivati al 4 maggio del 1949. Il Torino ha perduto l'incontro con il Benfica, ma che importa? Ferreira ha avuto l'incasso a cui teneva ed è stata una bella festa d'addio. Ferreira insiste perché Mazzola resti un giorno in più a Lisbona. Il capitano è tentato, ma poi decide di tornare subito. L'aereo è lì, sul piccolo aeroporto che aspetta. Molti componenti della comitiva arrivano all'ultimo momento, pieni di pacchetti e pacchettini, di ricordi acquistati per le mogli, i figli, le mamme. In poche ore rivedranno i loro cari, potranno vivere qualche giorno in famiglia, in attesa dell'incontro con la Fiorentina. Quando i Granata campioni d'Italia, ancora una volta, festeggeranno a Filadelfia con il loro pubblico il quinto scudetto consecutivo. Da Lisbona uno dei tre giornalisti, Luigi Cavallero di Stampa Sera, telefona al giornale un breve servizio, nel quale scrive: stamani i Granata si sono alzati presto per prepararsi al ritorno. Tra poche ore l'aereo che ha trasportato a Lisbona dirigenti, giocatori e giornalisti spiccherà il volo per atterrare all'aeronautica di Torino, tempo permettendo, verso le 17. Che le nubi e i venti ci siano propizi e non facciano troppo ballare. Ora atleti, tecnici, giornalisti salgono sull'aereo, mentre in cabina l'equipaggio dà gli ultimi ritocchi al piano di volo e comunica alla torre di controllo di essere pronto a decollare. Ciao Lisbona, e come somiglia ai nostri Appennini l'Estremadura. A bordo, è facile immaginarlo, il clima è festoso. Il viaggio è lungo, ma prima di sera ognuno riabbraccerà la moglie, i figli e potrà restare a casa qualche giorno e passeggiare tra la gente di Torino che si appresta a festeggiare il quinto scudetto. A Barcellona l'aereo effettua uno scalo tecnico e su quella sosta nasceranno molti interrogativi. Sull'aereo è stato caricato qualcosa all'insaputa dei passeggeri? E da chi? Il volo riprende, ma sul Mediterraneo il tempo comincia a peggiorare in maniera preoccupante. Cumuli di nubi si addensano all'orizzonte. Entrando nello spazio aereo di Savona, il comandante Meroni si mette in contatto con Torino. Dal campo dell'Aereo Italia gli comunicano che sulla città e su tutto il Piemonte il tempo è pessimo e la visibilità precaria. Un volo rischioso, specie per un velivolo come quello privo di radar. Sarebbe meglio scendere a Milano, dove le attrezzature aeroportuali sono ben più moderne. Ma a Milano, dirà qualcuno, c'è la dogana, di cui è invece priva Torino. Torino era una cosa incredibile, un buio pazzesco, sembrava notte. Poco prima delle 17 il marconista dell'aereo riceve da Torino la conferma che la visibilità è di poche centinaia di metri. Poi comunica: siamo a quota 2000, tagliamo su Superga. Qualcuno che è in volo sulla città entra a sua volta in contatto con l'aereo. Ho sentito un aereo che chiamava la torre. Ho capito che era l'aereo che riportava il Torino, perché lo aspettavamo, era preannunciato perché era un volo programmato.
e siccome il pilota era un mio amico, l'ho chiamato e gli ho detto: dove sei? Mi ha detto: sono quasi ad Asti, quindi fra un quarto d'ora, 20 minuti arrivo a Torino. Sono quasi ad Asti, sotto le nubi, mi ha detto, perché questo è importante, sotto le nubi. Ho detto: va bene, ti aspetto, e mi ha detto: preparami un caffè. Ormai l'aereo dovrebbe essere visibile sulla verticale della pista, ma passano i minuti e dal G202 non arrivano più comunicazioni. I tentativi della torre di controllo di stabilire un nuovo contatto si dimostrano infruttuosi. E perché non si sentono i motori sul cielo di Torino? In quel momento la tragedia si è già consumata. In realtà l'aereo volava a 700 metri e dalle nubi il comandante deve aver visto sbucare di improvviso la Basilica di Superga. Addio ragazzi del Torino, soltanto il cielo vi dominò, ma le vostre gesta non saranno dimenticate e risuoneranno per sempre, come le vostre voci ignare e allegre di quel giorno che doveva essere di festa per la conquista del quinto scudetto. Mi è andato a finire con un telegramma che ci raggiunse quando eravamo in trasferta. Incassi non bastanti nemmeno per pagare il personale, perciò meglio smetterlo. Saluti care vostre mogli. Buona questa. Ecco qua il mio tantinario, ragazzi. Guardate che tinte, che toni, che riflessi hanno queste vernici. Che ne dici tu, caro Bacigalupo? Davvero belli quei colori. Quel bianco, quel nero, come sono brillanti. Appunto, però guarda questo color granata come spicca di più fra tutti gli altri colori. Si stacca, si distingue. Per esempio, se tu dipingi anche una volta sola con questo color granata, mettiamo uno scudetto, non c'è più niente da fare, non lo mandi più via. E tu, Gabetto, come preferisci il pubblico? Come spettatore di partito o come cliente di bar? È difficile rispondere, vero Ossola? Proprio così, per quanto la risposta sia resa più agevole dal fatto che quasi sempre i tifosi sono anche degli ottimi consumatori.